Siamo nello stand della Lettercam con Federico Giglioli. Quali sono, Federico, i colori che vanno per la maggiore? Ma quest'anno, diciamo, per l'estate 2021, i colori che vanno per la maggiore più o meno sono questi colori molto soft, questi gialli, questi rosa tenui, che danno brillantezza e luce un po' sia ai manufatti finiti, che rispecchiano un pochino poi le tendenze che sono state presentate in passato, ecco. C'è stata un'evoluzione per quanto riguarda i materiali? Sì, l'evoluzione è stata notevole, in primis per quanto riguarda i pesi specifici dei materiali. Oggi, sia per quanto riguarda la calzatura che la pelletteria, tutti vogliono materiali molto molto leggeri. Addirittura siamo arrivati ad avere pesi specifici che si aggirano intorno ai 600 grammi a piede quadro, quindi queste nappe soffici, soavi, che noi chiamiamo proprio piuma, proprio per questa caratteristica. In più l'evoluzione, quella più importante, che è quella che sta facendo un po' tendenza adesso, sono questi metal free. Ecco che c'è stata un'evoluzione importante sia per quanto riguarda lo sviluppo dell'articolistica, sia per quanto riguarda anche il processo di impatto ambientale. Che poi è un po' il tema di Lina Pelle di queste ultime stagioni. Voi come vi ponete di fronte a questi nuovi materiali? Di fronte a questi nuovi materiali, diciamo, noi abbiamo sviluppato molto per quanto riguarda i processi per calzatura con dei colori molto brillanti. Qui portiamo una nostra linea di metal free, per la quale è un tipo di conciatura che tende a risaltare molto il colore, a dare un colore pulito, brillante, lucido, capito? Di modo che le rifinizioni ci si può lavorare un pochino meno, ecco, senza stare a coprire o a fare effetti sopra le pelli. Federico, ci hai fatto in apertura una panoramica di quelli che saranno i colori per il 2021, ma se dovessi scommettere su un colore in particolare? Dunque, se dovessi scommettere su un colore in particolare, diciamo, ci sono le scarature dei rossi e degli aranci, che secondo me li rivedremo per molto tempo. Ultima domanda, quali sono state le richieste da parte dei vostri clienti? Allora, i nostri clienti tendenzialmente seguono un po' le richieste dei grandi brand, che sono quelle di avere pellami ecosostenibili, sia in termini di processi, in termini anche di prodotti. Quindi l'ecosostenibilità, la sostenibilità di processo, che poi in finale la conceria è sempre stata un'industria sostenibile, perché non ci dimentichiamo una cosa importante, che la conceria prende un sottoprodotto della lavorazione della carne e lo rende un prodotto nobile. Quindi credo che nel settore, in tutti i vari settori, la conceria sia uno dei più sostenibili che ci siano. Quindi stiamo lavorando in questo per... più che altro per far conoscere ciò che facciamo, che questa è la vera cosa importante, è comunicare che noi sono anni e anni che la conceria fa processi sostenibili a basso impatto ambientale. Lina Pelle, che ha aperto i padiglioni da poche ore, quali sono le tue prime sensazioni guardando anche al di fuori del tuo stand? Allora, sinceramente è stata un'apertura positiva, perché con tutte le cose che sono successe, specialmente la parte asiatica, tutti prevedevamo una scarsa affluenza. Le prime ore, diciamo, sono state soddisfacenti, quindi penso che poi in finale questi tre giorni non saranno sicuramente negativi, ma qualcosa di buono porteremo a casa. Insomma, un po' di positività ci vuole. La positività deve essere alla base di tutto.